Prego. Prima mi sono un po' divertita quando ho fatto un esercizio di piede, Sì. del gomito. Del vomito? Il gomito. Ah. Perché è buono tirare ciò fuori quello che è dentro, ma non in quel senso. Sono riuscita a percepire, ho provato a percepire la mente, però volevo sapere, può essere che questa mia, io ho sempre chiamato questa mia coscienza che mi fa sentire piede da malo, non sia esattamente la mia coscienza, sia la coscienza come il pesce che è dentro l'oceano, cioè è ovunque, no? Aspetta, aspetta. Dirigi la coscienza alla mano destra. Lo stai facendo? Dirigi la coscienza al naso. Lo stai facendo? Se non è tua, perché la controlli tu? È come se la attingessi da. E quindi è più grande di te e tu la comandi. Una comando la uso. Un signore arriva a una fattoria. Entrando nella fattoria, trova una scena orribile. Un contadino spiaccicato e sbudellato per terra. Il tizio guarda il contadino schiacciato per terra come gatto silvestro. Okay. Va avanti e trova un cane schiacciato. Schiacciato orribilmente, due dimensioni. Va avanti e trova una donna schiacciata per terra, tutte le viscere fuori, il sangue così. Va avanti e trova un bambino. Che fai qui? E il bambino sta zitto, è un po' agitato, sta zitto. Fa, ma che è successo a quel signore? Il trattore l'ha schiacciato. E al cane che è successo? Il trattore l'ha schiacciato. E a questa signora è mamma, l'ha schiacciato il trattore. E tu che fai? Io guido il trattore. Quando guidi tu? Questa barzelletta ci aiuta a comprendere la differenza tra coscienza e consapevolezza. Non sono la stessa cosa. Forse chi lo spiega con maggiore chiarezza è il grande Maharajani Sargadatta. La coscienza è roba tua. La puoi mandare a una mano e la puoi mandare al piede. Ecco perché ti ho invitato a vederlo. Ma non ti volevo prendere in giro. Piuttosto ti volevo far vedere che la coscienza che tu sposti la dirigi tu, ma c'è qualcosa di più grande dietro la coscienza. Io, per esempio, posso portare la mia coscienza a ascoltare i suoni. Ci siete? O potete portare la coscienza a sentire lo schienale della poltrona con la vostra schiena. La dirigete voi. La consapevolezza non la dirigete voi, è infinitamente oltre voi. E voi potete arrendervi alla consapevolezza. Ma per arrendervi alla consapevolezza dovete passare attraverso la coscienza. La coscienza è qualcosa che vi dà un barlume della consapevolezza, ma non è consapevolezza. La dirigete voi e quel voi è l'ego, è quello che vuole controllare le cose. Quando mollate la presa, la coscienza può rimanere, potete avere la coscienza di un suono e portare l'attenzione a un profumo, se per esempio sentite il profumo di una crostata che vi viene offerta, la dirigete ancora voi, ma dietro a quella coscienza avete scoperto la consapevolezza. Non la dirigete voi, è immensamente più grande di voi. Quindi usa la coscienza e sii felice di avere una coscienza, ma sappi che dalla coscienza vi è un salto che è alla consapevolezza e che è già libera. Un altro punto importante.
La coscienza dipende dal sistema nervoso. Per esempio, se una persona, anche con degli esperimenti da non fare, pare che Hitler li facesse nei lager, facesse anche esperimenti di questo tipo sulle povere persone, la coscienza può essere inibita e in certi modi io posso non avere più coscienza del braccio, come se il sistema nervoso o l'aura, eccetera, non percepissero più una parte del corpo. La consapevolezza non può essere inibita. Per esempio, se tu bevi 2 bicchieri di vino, la tua coscienza vacilla, la consapevolezza no. La consapevolezza non è inebriata dal vino, capisci? Quindi tieni chiarezza, la coscienza è roba tua, viene dal tuo sistema nervoso e tanti pensano che sia la consapevolezza, ma la consapevolezza non può vacillare con un bicchiere di vino o essere stordita dalla stanchezza. Dalla coscienza scopri da dove la coscienza viene. Quando piove, l'acqua che piove dal cielo è l'acqua che evapora dai mari, lo sai, no? Quindi potremmo dire che quella pioggia viene dal mare, però non è il mare. Se quando piove ti cadesse addosso l'acqua di tutti i mari, l'ombrellino servirebbe a poco, capisci? Quindi, ora uso un modo di dire bellissimo indiano, il calore che viene dal sole è collegato al sole, ma non è il sole. Se voi vi esponete a un bel raggio di sole, sentite il calore sulla pelle, viene dal sole, è un'emanazione del sole, ma non è il sole, evaporereste via in un attimo. Così, come il calore viene dal sole, ma non è il sole, ora sto parlando da antico rishi indiano, ok? La coscienza viene dalla consapevolezza, ma non è la consapevolezza. Usala per saltare oltre. Ci sei? Usa la pioggia per scoprire l'oceano.